Ciao a tutti ragazzi, come andiamo? Bentornati sul canale Times Gadget. Oggi andiamo a vedere un prodotto molto particolare che è stato sviluppato appositamente per gli iPhone. Si tratta di un prodotto ad oggi disponibile per l'iPhone X, per l'iPhone 8, 8, 8 Plus, fino al 6, 6S Plus e chiaramente passando per 7, 7 Plus. Si tratta di un prodotto dell'Amigo, che non so se si pronuncia bene, anche perché abbiamo l'accento con i due puntini che fa parte quindi dell'accento tedesco e quindi non so se sia corretta così la pronuncia, però si parla del Pictar. È un accessorio sviluppato appositamente per gli iPhone da questa azienda che ho conosciuto all'IFA di Berlino. Mi sono fatto mandare questo sample perché vi avevo promesso che vi avrei portato sul canale gadget particolari, non solo cover o altri gadget fotografici, ma anche qualche accessorio, sempre rivolto alla fotografia e ai video, ma più particolare. Si tratta di un prodotto che potete acquistare su Amazon, il link vi lascio qui sotto in descrizione, e al costo di 84-85 euro. Ci sono due varianti, una solamente per l'iPhone X e per gli iPhone Plus, quindi per la grandezza, e uno rivolto solamente agli iPhone più piccoli, quindi 6, 7 e 8. So che non è un accessorio a basso costo, so che non è una cifra che potremmo spendere tutti per un accessorio del genere, so che è una cifra importante, però è un accessorio, un gadget particolare che vi volevo portare sul canale, perché anche questo qui, come vi avevo già promesso, riguarda più che altro il settore della fotografia rivolta agli smartphone. Ci si possono fare anche video, è indicato anche per fare video, anche perché è un buon tipo di supporto, però poi vi spiegherò nella recensione il perché è più proiettato per le foto che per i video. È un piccolo limite che non mi sarei aspettato questo prodotto. Comunque devo dire è un buon gadget. Ma ora, senza perdere tanto tempo, andiamo subito a vedere la recensione completa del Pictar dell'Amigo per l'iPhone X. Si parte! Ed eccoci qua ragazzi con la nostra confezione del Pictar sotto la nostra lente, una confezione davvero molto molto ben fatta, molto completa, in cartone riciclato penso, molto anche bella al tatto. Sul posteriore possiamo trovare le varie immagini del telefono e soprattutto le varie caratteristiche del nostro supporto. Sull'anteriore invece, oltre che chiaramente la foto del prodotto, possiamo andare a vedere tutti i modelli di iPhone compatibili con questo Pictar. Aprendo la confezione invece possiamo andare a trovare una serie di immagini che ci fanno vedere il supporto con quali altri gadget e accessori è compatibile o può funzionare. Chiaramente aprendo la confezione troviamo come prima cosa il nostro Pictar, questo supporto, ma alzando la prima scatola di cartone andiamo a trovare altri due utili accessori. Il primo è un laccetto un po' più lungo che penso che non sia solo da polso ma anche da collo, mentre il secondo è un po' più piccolo e quindi molto più adatto a una larghezza del polso per utilizzare il nostro smartphone e il nostro Pictar con tutta tranquillità. Oltre a questo abbiamo una serie di manuali di istruzioni che ci mostrano come può funzionare e le prime installazioni e i primi funzionamenti, i primi passi per cominciare a sincronizzare e connettere questo Pictar. Oltre a questo troviamo come ultimo elemento un comodissimo sacchetto in neoprene. Devo dire il sacchetto è molto pulito a livello estetico, con un grande brand davanti e con un laccetto che serve non solo per stringere il sacchettino dove poter andare a riporre il nostro supporto, ma è molto utile anche per essere attaccato alla cinta o a una tracolla dello zaino. Chiaramente all'interno di questo supporto può entrare sia il Pictar ma anche il supporto con il telefono integrato, quindi un piccolo sacchettino che può essere comodo anche per portare il nostro smartphone. E quindi eccolo qui ragazzi, il nostro supporto Pictar per l'iPhone X. Dopo aver visto la confezione di vendita, adesso andiamo a vedere nel particolare questo simpatico ma anche interessante e comodo prodotto. Prima di tutto vi faccio vedere l'interno come è fatto. Nella parte interna abbiamo un piccolo case dove poter andare a riporre, a cambiare la batteria. All'interno è davvero molto semplice, abbiamo un materiale che è tutta plastica ma abbiamo i bordi gommati sia nella parte interna che nei bordi superiori e inferiori, in modo che possiamo mettere il nostro smartphone senza doverci preoccupare di rigarlo o comunque di rovinarlo. La parte inferiore invece è composta da un attaccavite davvero molto comodo, perché questo supporto serve anche per installare il telefono sopra i cavalletti, sopra qualsiasi altro supporto treppiedi piccolo. Nella parte destra non abbiamo nulla, ma abbiamo una forma più ergonomica, chiaramente che riprende quello delle macchinette, che serve per riuscire a tenere, impugnare meglio il telefono, quindi riuscire a tenere come se avessimo una macchinetta fotografica. Nella parte superiore invece troviamo la maggior parte degli elementi principali e
che contraddistinguono questo supporto? Prima di tutto abbiamo la slitta per poter inserire i vari microfoni, flash o quant'altro, qualsiasi altra cosa voi volete. E oltre a questo abbiamo il pulsante per scattare le foto, il pulsante a doppia corsa, davvero molto interessante. Oltre a questo abbiamo due piccole rotelle, la prima serve per andare a fare uno zoom, mentre la seconda serve per andare a cambiare le modalità di scatto. Affiancato a questo Pictar abbiamo anche un'applicazione appositamente sviluppata dall'azienda che serve per interagire con questo supporto e serve per dare allo smartphone anche nuove funzionalità e soprattutto per accedere a questi comandi veloci qui sopra. Ma adesso andiamo a mettere il telefono e vi faccio vedere come funziona. Una volta messo il telefono vi faccio vedere un po' quali sono le funzionalità e come funziona con l'applicazione. Ed eccoci qua ragazzi, perché prima di andare a vedere come funziona, la sua qualità ma anche la sua flessibilità d'uso e l'integrazione con gli altri supporti, vi vorrei prima far vedere l'applicazione dedicata. Allora andiamo a bloccare lo smartphone e prima di tutto voglio farvi vedere come si chiama e qual è. La potete trovare chiaramente su iOS e l'applicazione si chiama proprio Pictar, questa qui con questa icona. Allora, apriamo subito l'app e vediamo come si imposta e vediamo un po' come si presenta. La prima configurazione chiaramente sarà molto semplice, non dovete fare altro che sincronizzare il telefono, ma l'accendete e si sincronizzerà con due semplici passi. Alla prima apertura troverete questo tipo di grafica. Nella parte alta andiamo a trovare le impostazioni generali. Devo dire, l'applicazione è abbastanza ben fatta e anche molto personalizzabile. Qui da un lato, sulla sinistra, nelle impostazioni andiamo a trovare i vari settaggi, ma soprattutto le varie modalità di scatto. Quella con ISO, l'automatico, il tempo di posa, di esposizione, quella manuale, quella sport, la macro, i video, i selfie, i filtri. Oppure c'è una personalizzazione, c'è una modalità personalizzata nella quale voi potete decidere come impostare i vari pulsanti e personalizzare anche le due ghiere che abbiamo qui sopra e quella frontale che solitamente serve per lo zoom che ce l'abbiamo qui davanti. Inoltre è possibile personalizzare anche il comando che avete qui da un lato, che adesso vi farò vedere. Ma adesso andiamo in quella manuale, così vi faccio vedere che tipo di impostazioni ci sono. Prima di tutto, ogni volta che scegliamo una qualsiasi di queste modalità, noi abbiamo una serie di impostazioni da scegliere all'interno di questa modalità. Possiamo scegliere, cosa molto importante per me personalmente, anche il formato d'immagine, che non tutti ce l'hanno, il 3 quarti, quindi a risoluzione piena, il 16 noni e l'1:1. Non so a 16 noni a quanto scatti, se riesco a scattare sempre a 12 megapixel o i megapixel diminuiscono. Penso che diminuiscano come succede anche con le altre applicazioni, però questo qui ancora non ve lo so dire con sicurezza. Abbiamo chiaramente la possibilità di attivare e disattivare il flash, abbiamo la regolazione del bianco, qui possiamo andare a scegliere la modalità, abbiamo il timer, se vogliamo scattare con un timer, la griglia. La possiamo accendere o spegnere a seconda di come vogliamo scattare o come siamo abituati a scattare, se ci fa comodo o meno. L'istogramma uguale, una volta che ci clicchiamo qui a fianco possiamo mettere acceso o spento. Poi possiamo andare a selezionare anche la rotazione automatica, se vogliamo andarlo a spegnere il cellulare non ruoterà mai in verticale, se invece vi fa comodo perché volete fare alcuni scatti in verticale la potete accendere. Scivolando sotto, e ve lo dico perché non è sempre così intuitivo che si può scivolare sotto, che ci sono altre 4 opzioni, abbiamo il formato, possiamo salvare l'immagine in JPEG, in TIFF o perfino in RAW, questa qui è una cosa molto comoda. Poi abbiamo la messa a fuoco, auto o manuale, e la manuale devo dire è davvero molto comoda su alcuni aspetti, adesso ve lo faccio vedere. E poi abbiamo i filtri, se vogliamo accedere ai filtri o meno, e chiaramente il live. A sinistra, continuando nelle impostazioni, possiamo andare a trovare il settaggio del volume, la posizione geografica, il reset oppure il ripristino degli acquisti. Qui a personalizzazione, questa qui modalità personalizzata, qui possiamo creare quello che vi dicevo, il settaggio personalizzato delle tre ghiere più quella che abbiamo qui a display. Lo possiamo aggiungere oppure possiamo personalizzare quella che abbiamo creato.
Andando ancora avanti, poi abbiamo il workshop, il tutorial e la guida utente. Se nel caso, per chi di voi chiaramente non ci sono istruzioni all'interno, senza fare una ricerca su internet, potete direttamente accedere da qui e vi fa vedere direttamente lì come funziona tutta l'app. Qui invece abbiamo una cosa molto utile che non mi era mai capitato di avere. Abbiamo la possibilità di settare, di dire all'applicazione se stiamo usando un'ottica o meno, se siamo su un grand'angolo o su un teleobiettivo. Quindi un particolare che non tutte le altre applicazioni hanno. Allora torniamo adesso a quella manuale. Adesso sicuramente vedrete che è tutto totalmente bruciato. Ma in questo modo, ho sbagliato. Con questa rotella qui sopra noi andiamo ad aumentare o abbassare gli ISO, mentre in questo modo andiamo ad avere il controllo del focus, della messa a fuoco. Io vi posto anche un soggetto qui davanti, vi faccio vedere come funziona. Qui possiamo andare a mettere il fuoco sul primo piano oppure sul piano di fondo, mentre da questa parte abbiamo i tempi di posa, quindi di esposizione, diciamo i tempi di chiusura dell'obiettivo. Quindi una modalità abbastanza comoda, ma soprattutto che ci permette di regolare tutto completamente manuale. Su questa rotella, quando siamo in manuale o in altre o nelle altre modalità, ma non in quella personalizzata perché poi la andiamo a scegliere noi, con questa rotella passiamo da una modalità all'altra. Qui possiamo avere tutte le modalità molto molto velocemente, molto molto flessibile, possiamo scegliere al volo. Qui abbiamo anche la fotocamera frontale. Possiamo andare solo a decidere l'esposizione, chiaramente quella automatica, la modalità dove andiamo a scegliere l'ISO, la modalità invece dove scegliamo solo l'esposizione, cioè la modalità di posa, qui viene chiamata, i tempi. Qui abbiamo la modalità sport. E poi abbiamo quella, la macro, chiaramente. La macro è molto interessante perché riesce a far mettere a fuoco da molto vicino, con doppio scatto, oppure noi possiamo andare a cliccare, ma qui possiamo mettere anche, possiamo scegliere la messa a fuoco. Vedete come il soggetto vada a sfocarsi se noi aumentiamo questa barra? Come mette a fuoco e riesce a creare quell'effetto bokeh molto molto bello. Noi con la prima corsa qui sopra andiamo a mettere a fuoco e quindi a controllare anche la luminosità, e con la seconda andiamo a scattare. Lo scatto è molto veloce e da qui in basso possiamo andare a vedere gli scatti che abbiamo fatto, li possiamo condividere, richiedere le informazioni, le varie informazioni tecniche con la quale, con che modalità abbiamo scattato, con quale impostazione abbiamo scattato questa foto, e qui la possiamo poi chiaramente cancellare. Con quella freccetta ritorniamo in basso. Quella che volevo farvi vedere invece è la modalità manuale, personalizzata più che altro, che si contraddistingue con questa icona quando però l'andate a settare. Inizialmente non c'è nessuna modalità preimpostata personalizzata. Quando andate a impostare la modalità personalizzata, se voi andate nelle impostazioni e attivate anche il controllo del fuoco manuale, voi avrete una vera e propria quasi macchina fotografica con tutti i controlli manuali molto veloci, perché noi da qui per esempio possiamo andare a controllare un parametro, da qui possiamo andare a controllare gli ISO e da qui invece i tempi di apertura. Mentre da questa qui dietro, che abbiamo qui la rotella, chiaramente andiamo a controllare lo zoom. Quindi qui potete anche vedere da qui al centro a che zoom siamo arrivati, a 2, per esempio a 2 per di zoom. Noi abbiamo il soggetto messo a fuoco e qui possiamo andare a scattare. Ed ecco qui la foto. Devo dire, il programma si comporta molto bene, è abbastanza personalizzabile e soprattutto non va a creare dei problemi con il software della fotocamera. Scatta le foto alla medesima, devo dire, qualità del software di base. Ve lo dico perché non ho trovato alcuni software che danno alcuni problemi e scattavano foto di minore qualità rispetto all'applicazione della fotocamera dell'iPhone. Comunque è un'applicazione molto personalizzabile, da qui chiaramente cambiate la modalità e potete andare a settare, per ogni modalità la potete personalizzare, quindi il formato dell'immagine anche qui possiamo andare a cambiare, quando vogliamo impostare quella lì con i filtri, da qui possiamo andare a scegliere i vari filtri, quella con il contrasto, quella con l'esposizione, da qui possiamo regolare il filtro che noi impostiamo, la correzione del verde, il bilanciamento del bianco, lo sharpen to soft, possiamo andare a vedere come andiamo, una specie di effetto HDR estremizzato, e poi qui ne abbiamo tanti, possiamo anche scattare l'immagine ruotata che è molto molto simpatica. L'immagine 3D, questa qui è una cosa che per esempio volevo farvi vedere prima che mi scordavo, ed è una rara applicazione che lo fa, oppure l'immagine croppata, quindi se vogliamo scattare una foto lunga
mettere a fuoco qui, possiamo anche fare questa cosa. E qui sono degli acquisti in app. Questa qui è un'altra cosa che ve lo devo dire, perché tutte quelle che hanno lì la coccardina qui sopra di filtri dovete acquistarli in app. Infatti l'applicazione purtroppo, ma solo per quanto riguarda i filtri, vi richiede degli acquisti in app che dovete acquistare poi in seguito sull'App Store. Però per le altre modalità, per le altre modalità di scatto, anche per i video, potete settare quello che volete, ma non avete acquisti in app. Quindi ragazzi, dopo aver visto tutte queste funzionalità dell'applicazione dedicata a questo Pictar, andiamo a vedere questo supporto, come funziona, come si comporta nell'utilizzo quotidiano, ma soprattutto la sua qualità costruttiva e con quali accessori può essere integrato per migliorare l'esperienza sia nelle foto che nei video. Ebbene ragazzi, eccoci tornati per, dopo aver visto le varie funzionalità e tutte le caratteristiche dell'applicazione sviluppata da Mingo per questo Pictar, andiamo a vedere come si utilizza, la qualità costruttiva e un po' la flessibilità, la caratteristica di questo prodotto, di questo Pictar. Allora, partendo subito nel parlare dei materiali, vi posso dire che per il prezzo di vendita mi sarei aspettato forse qualche materiale più pregiato, un po' più premium. Mi sarei aspettato un incrocio, un mix tra plastica e metalli o vetro, o anche qualche rivestimento particolare in pelle. E invece, diciamo, la scocca è tutta in plastica. Non che sia un problema, perché comunque la plastica dà la sua, che è un po' più flessibile e soprattutto più leggera, però ad un prezzo così alto mi sarei aspettato forse qualcosina in più, soprattutto per sulla parte superiore, che è soprattutto per la slitta, che è abbastanza sottile e non vorrei che con il tempo si vada ad inclinare o si vada a rovinare andando a mettere a togliere i vari gadget che poi noi possiamo inserire sopra questa slitta. Comunque di per sé la scocca è abbastanza buona, sì, ok, è leggera, però ecco, vi ripeto, forse avrei preferito qualcosina in più in metallo. La cosa molto buona è che questa scocca è molto flessibile nell'utilizzo, perché con un solo grip abbiamo sia la parte superiore con la slitta, ma abbiamo anche l'attaccavite nella parte inferiore. Ma adesso andiamo a vedere come può essere utilizzato e con quali accessori o gadget lo possiamo integrare nell'utilizzo quotidiano. Con me qui al momento ho portato vari gadget che ho recensito anche negli scorsi video, ma questa volta ho portato i gadget più utili, ma soprattutto quelli più mobile, a parte un singolo cavalletto che è un po' più grande. Comunque partiamo subito con il mio cavalletto della Manfrotto, per farvi avere un'idea di come può essere utilizzato. Chiaramente oltre a questo cavalletto voi potete abbinare qualsiasi altro tipo di treppiede. Questo supporto potete vedere come questa cover, questo grip della Pictar si può adattare a qualsiasi cavalletto e diventa davvero molto utile, non solo per fornire una presa sulla parte superiore, ma è molto comodo perché con un cavalletto più piccolo sotto ci fornisce anche una presa anche più solida sulla parte inferiore. È un modo per riuscire a fare anche meglio i video, per avere una maggiore stabilità. Chiaramente a questo treppiedi possiamo abbinare tantissime cose, ma prima fra tutte possiamo abbinare un flash. Io ho questo qui che utilizzo sia per gli smartphone ma anche per la fotocamera, per la reflex. Vi consiglio forse un flash un po' più piccolo, anche quello della Manfrotto, che poi vi posto sotto in descrizione, che forse è un po' più leggero. Però in questo caso potete vedere come il supporto della Pictar riesca ad offrire una grande flessibilità e riesca anche ad offrire una serie di slitte o comunque di attacchi a cui poter poi inserire i vari gadget. Questo qui per esempio è un primo settaggio che potete utilizzare quotidianamente con il telefono per fare delle riprese o anche fare delle foto. Quindi nella parte superiore il flash e sotto potete utilizzare un qualsiasi tipo di treppiedi. Purtroppo non è possibile utilizzare su questa slitta il microfono, perché ho scoperto, e questo qui è un altro punto che mi ha fatto un po' storcere il naso, che purtroppo l'azienda non ha pensato a lasciare scoperta la parte anteriore del device. Qui infatti, e qualsiasi device, a meno che non avete un jack nella parte superiore, chiaramente abbiamo tutti la porta o il jack nella parte inferiore, e in questo modo purtroppo non possiamo andare ad attaccare nessun tipo di microfono, perché dovremmo far slittare troppo fuori il device. Sì, ok, ci può stare, in caso di emergenza lo potete anche utilizzare, potete lasciare un determinato spazio qui sulla parte posteriore. Purtroppo non abbiamo un jack da 3,5, che sarebbe stato molto più comodo, perché avremmo avuto il jack a L, quindi molto più corto. Dovendo inserire l'adattatore per la Lightning, siamo costretti a lasciare tanto spazio. E questo qui forse è una cosa che potevano rimediare creando un attacco Lightning alla base e poi far uscire un attacco, un supporto, un jack da 3,5 per le cuffie o soprattutto per il microfono nella parte qui esterna.
Quindi questo qui è un po' un limite, ed ecco perché questo, secondo me, questo supporto è più rivolto alle foto che ai video. Però se trovate il metodo, o comunque vi piace anche solo per fare i video, ma avete qualche supporto in più oltre al, al flash da poter inserire qui sopra, io vi ricordo sempre che c'è, che esiste anche questa utilissima V. Voi la potete inserire, dato che abbiamo questa comoda slitta universale qui sopra, e questa V non fa altro che darvi, mettervi a disposizione altre tre slitte sulle quali poi poter andare ad agganciare e ad inserire altri tipi di gadget che chiaramente hanno una classica slitta che potete attaccare non solo qui ma anche per esempio sulla fotocamera. Chiaramente oltre a questo, questo Pictar potete aggiungere, ma ve l'ho fatto anche vedere prima nella confezione, c'era in apertura una qualsiasi lente, e ve lo consiglio di aggiungerla perché con una lente andrete a completare il settaggio per fare delle buone riprese o soprattutto delle buone foto. Infatti con questo Pictar, anche svitando dal cavalletto con una lente, avrete, diciamo, andrete a sostituire un po' anche la fotocamera, perché devo dire la parte del grip è abbastanza buona e quindi si riesce a tenere bene in mano. E poi con riuscendo ad avere uno zoom molto più veloce grazie a questa rotella qui davanti che serve per zoomare, se integrate una lente con un zoom 2x, avendo un iPhone con già, e io parlo dell'iPhone X o degli iPhone Plus che hanno due lenti, avete uno zoom 2x più 2x di lente, quindi un 4x davvero molto buono e potrebbe essere molto utile. Quindi un supporto che integrato con i vari accessori secondo me può fare la differenza. Forse il prezzo potrebbe essere un po' altino visto per i materiali o per qualche piccolo neo come quello del jack, o qualche piccolo particolare che forse potrebbe essere migliorato con delle nuove versioni, o comunque poteva essere anche integrato. Però devo dire è un supporto valido per tutti coloro che sono amanti della fotografia. Ve lo consiglio perché non ha un costo molto basso, ma le funzionalità dell'applicazione unite alla velocità dei comandi veloci, alla funzionalità e ai vari, diciamo, ingressi come per i supporti esterni che ha questo grip, ed essendo così piccolo lo rendono un accessorio, devo dire, abbastanza interessante. Rientra sicuramente fra i prodotti migliori per smartphone per girare foto o video, anche se ha qualche piccola mancanza. Chiaramente grazie a questo Pictar possiamo utilizzare anche i vari supporti, ma le varie impugnature che potete acquistare un po' ovunque. Oggi queste impugnature ormai escono con le C per gli smartphone, o li potete acquistare anche singolarmente. Sono i supporti che possono andare a fungere, ad avere la stessa funzione di un cavalletto di questo genere, come questo qui della Manfrotto. Purtroppo non hanno la base, però sono molto più piccoli e molto più compatti. Io ho anche questo qui, non solo questo qui della Shoulder Pod, ma ho anche questo qui della Tarion, che è leggermente più piccolo, e devo dire è sicuramente è più portatile e anche più maneggevole. Potete arrivare comunque alle parti superiori, o comunque potete arrivare a spingere all'interno direttamente del display anche tenendolo da qui sotto, e vi potrebbero essere utili per girare soprattutto video. Se vi trovate a girare video in cui non vi serve l'audio, io ve lo consiglio un supporto del genere, perché oltre all'impugnatura di questo, in questo modo avete anche un supporto sotto che forse con due mani vi potrebbe essere più comodo per avere una maggiore stabilizzazione dei video. Quindi ragazzi, per questo è tutto, spero di esservi stato utile, spero di avervi fatto vedere questo prodotto un po' a 360 gradi, spero di avervi mostrato un po' i gadget più utili e più interessanti da poter integrare con questo Pictar. Chiaramente sono qui a vostra disposizione se avete altri commenti, altri dubbi, altre informazioni da volermi chiedere, o se avete qualche prodotto che non sapete se è compatibile con questo Pictar da assemblare o da integrare con questo grip, scrivetemelo qui sotto nei commenti, io sono sempre pronto qui a rispondervi e a darvi una mano. Ragazzi, se vi è piaciuto il video, un bel like, mi raccomando, in modo tale che con questi like posso anche avere un'idea di quali video vi interessano e quali non vi interessano di meno. Mi raccomando, accendete le notifiche perché stanno arrivando tanti tanti altri video interessanti su gadget, su cover, su altri accessori anche per fotocamere e videocamere, quindi adesso mi comincerò anche ad allargare su questo settore e non solo su quelli degli smartphone. Ragazzi, per questo è tutto, grazie ancora di seguirmi, grazie ancora di iscrivervi al canale. Da Times Gadget per Giorgio, buona giornata a tutti.